andare nel gabinetto. Mi dispiace, questo lo abbiamo. Preside, questi ragazzi, ma sono senza speranza. Madonna, come sei disfattista, possono diventare politici. Intanto ho incontrato due amici, uno è Rocco e l'altro è Luca. E questo si vede sullo schermo perché abbiamo legato talmente tanto bene fuori dal set, siamo diventati talmente amici che era veramente una passeggiata di salute fare questo film. Mi sento giovane e poi mi hanno dato la possibilità di fare un ruolo diverso da quelli che ho sempre fatto, quindi ero molto felice come attore, perché io che ho sempre fatto la farsa, fare una commedia, un film comico nel vero senso della parola, tutto tondo, mi ha fatto piacere. Anche questo è un personaggio sì che fa ridere, ma anche un personaggio sentimentale, tenero. C'è una scena con Angelo Finocchiaro che è molto carina, insomma, una scena con lui, insomma, molto contento. Poi mi sembra che il risultato sia buono, adesso aspettiamo il pubblico, ma io credo che sarà un bel successo. Padre missionario! E per giunta italiano, splendido! Italiano, perché c'avete qualche problema, c'avete, no? Mi fa molto piacere che un connazionale accompagni questi poveri ragazzini, così ci capiremo meglio. Secondo me voi c'avete le idee un po' confuse. Lei è napoletano, si capisce dal suo accento. Sono napoletano, si capisce, perché c'avete qualche problema. Ho messo pure il Vesuvio dietro, vedete il Vesuvio? L'avevo scambiato per il Kilimangiaro. Tanti anni fa, durante il Cinema d'Oro, a Via Veneto, Luchino Visconti si sedeva con Sergio Corbucci, e Peppino De Filippo si sedeva con l'attore americano, Monicelli era amico di Francesco Rosi, e questo faceva sì che i cervelli si mischiavano, le idee si mischiavano e si faceva un cinema meraviglioso. Non bisogna fare i clan, non bisogna essere separati. Anche perché noi siamo un bel popolo, quindi se noi ci mettono insieme le cose funzionano meglio. Io con quei delinquenti non vado proprio da nessuna parte, ho prenotato due giorni a Ischia. Benvenuta a Africa! Ma come stanno piangendo col culo? Fammi chiedere una cosa, ma tu l'invito, invece di mandarlo ad Accra, capitale del Ghana, l'hai mandato ad Acerra, provincia di Napoli. Perché sarà mai? Ho aggiunto una E. C'è stato un meridione che è evaporato verso il nord. Il meridione ha portato risorse, manodopera. Sarebbe molto interessante capovolgere la campana di vetro e far scendere verso sud la vostra neve, il vostro talento, e sarebbe un mischiarsi ancora più costruttivo e saremmo senz'altro un grande paese. Ciao, sono Federica Maniello, odio la scuola. Quando l'hai capito? Dalla prima elementare. Il mio sogno è diventare un'attrice. Ma hai mai recitato finora? No. Neanche una recita, una cosa? No. Provo nello specchio, però. Il tempo libero... Mangio. Abbiamo cercato nelle scuole, anche nelle scuole di teatro, ma soprattutto nelle scuole, cercavamo bambini che non avessero esperienze per essere, insomma, non già formati, non troppo ammaestrati, e quindi abbiamo trovato questi bambini un po' spontanei che in effetti ci hanno fatto impazzire, ma nello stesso tempo secondo me hanno ottenuto veramente un risultato straordinario nel film. Ma sono solo dei bambini! Idealista! Ma dimmi! Io ho raccontato all'inizio con questo equivoco, il conflitto nord-sud, ma poi il film prende un'altra strada. Non è manco quella dell'unione tra Toscana, poi Toscana al centro e sud. Penso sia il sentirsi tutti su una stessa barca, anche praticamente di provare a farcela anche senza la politica, quindi insegnanti, alunni, anche perché poi alcuni insegnanti, tipo Christian, di Roma, ma vive in Toscana, insomma l'Italia comunque è un paese dei mille campanili, e quindi quelli sono una ricchezza e sono motivo di divertimento. Secondo me la cosa più importante rimane la voglia che un insegnante ci mette, anche la voglia di imparare dai propri alunni. E lavorare con loro è stato bellissimo, perché loro erano bravissimi, adesso non è che uno sta a fare i complimenti, ma veramente eccezionali, una pazienza, una resistenza, un buon... Poi vabbè, succedeva di tutto, tafferugli, pianti, spinte, cose, capelli, ovviamente, normale, no, quelle robe lì eccetera, poi però hanno anche pianto come dei vitelli quando si sono dovuti separare a fine del film, delle scene di un meraviglioso, eccetera. Però straordinari, secondo me anche loro si saranno portati a casa un regalo che gli ha fatto Luca, un'esperienza che nella vita non si dimenticheranno mai, mai. E così anche noi non ci dimenticheremo mai di questa esperienza, perché siamo diventati alla fine una vera scolaresca, cioè noi eravamo un po' il tavolo dei professori, no? Ogni tanto sfiduciati, ogni tanto scoraggiati, però contenti, ci hanno arricchito molto questi ragazzi, abbiamo imparato molto da loro. Bella scuola questa, è la scuola più bella del mondo.
verità. È iniziato lo scambio. Grande Dante Alighieri ha scritto la Divina Commedia. Chi ha costruito il cavallo di Troia? Mamma, ti presto! No! Diciamo, abbiamo tentato di con Luca, lui, il film in realtà era scritto, e abbiamo cercato, come dire, di dare qualche caratterizzazione a questo personaggio. Ci siamo fatte guidare, poi nella divertire. Costruzione di un personaggio a volte ti lasci guidare anche dall'istinto, anche dal divertimento, anche dalla situazione, anche dal sorreggere, come diceva Angela, poi le scene dei grandi protagonisti di Rocco e Christian, quindi di riuscire a dare il nostro sostegno senza essere invadenti, senza lasciare abbandonare mai il personaggio, insomma, cercando di creare. Abbiamo fatto le donne, no? In genere le donne sono così, sostengono, però stanno un po' dietro. Quella cosa Ma guidano. In fila per tre, no random. Praticati, sai cosa vuol dire random? A cazzo di cane. A cazzo di cane, bene.